Vi spiego Shotcut in 20 minuti. Bentornati ragazzi nel canale Vero Eroe Academy, io sono Alex. Nel video di oggi raccolgo un'altra sfida dopo quella di Gimp. Vi spiego in 20 minuti uno dei migliori programmi di video editing open source gratuiti in rete, e cioè Shotcut. Condividiamo subito il nostro desktop, il nostro programma di video editing preferito, Shotcut, link in descrizione per il download. Allora ragazzi noi per scaricare Shotcut andiamo, come vi dicevo, link in descrizione su shotcut.org download, ci aprirà questa pagina, ovviamente cioè, è disponibile per i vari sistemi operativi, eh, in automatico dovrebbe comunque riconoscere il vostro, ma ovviamente andate a scaricare quello relativo al vostro sistema operativo, ad esempio Windows, da questo sito 1, sito 2. Quando voi lo scaricate ragazzi e lo avete installato, vi apparirà questa schermata principale, ok? Formata da gruppi di finestre. Allora, voi avete ovviamente il menu qui in alto delle opzioni, avete qui un altro sottomenu nel quale sono praticamente le varie finestre che voi potete andare ad aprire. E qui avete fisicamente le finestre che voi volete avere visualizzate in primo piano, quindi in questo caso avete l'elenco di riproduzione, qui avete ovviamente l'editing, eh, scusate il riproduttore, e qui avete la timeline, classica timeline, nella quale andate ovviamente a editare i vostri video proprio fisicamente allora ragazzi vedete che qui in realtà queste sono tre finestre una sopra l'altra lo vedete da qua vedete avete l'elenco di riproduzione che è questo con le sue opzioni la finestra filt e la finestra proprietà la finestra filtro l'avete l'aprite da qua la timeline ovviamente è qua vedete che a questo corrisponde ogni una finestra diciamo che potete aprire ad esempio io posso andare ad aprire vedete la finestra marcatori e lui me la aprirà sotto qua ma io per ogni finestra posso andare vedete o a chiuderla con questa X o con questa qui di fianco posso andare a staccarla e andarla a mettere dove più mi piace. Voglio andare a metterla qui sopra la metto qui, voglio andare a staccarla e metterla sotto qui di fianco alla timeline. Posso farlo. Vedete, marcatori e chiudo quindi a me ragazzi piace e se, vedo, e se voi seguite i miei video avrete sempre questa almeno inizialmente questa interfaccia cioè le tre finestre la prima la più importante l'elenco di riproduzione nella quale andiamo a inserire i nostri clip sotto i filtri sotto la proprietà del, ovviamente del clip e qui abbiamo il nostro ovviamente riproduttore e qui abbiamo la nostra timeline con sotto vedete anche qui due sotto finestre una timeline e una fotogrammi chiave che dopo vedremo di cosa si tratta bene ragazzi allora andiamo ad importare i nostri primi elementi ok nel nostro elenco di riproduzione potete aprire la cartella e trascinare i file direttamente qui vi consiglio di fare una cartella con tutte le immagini video musiche che volete inserire nel vostro progetto e inserirli direttamente qui oppure potete andare qua nell'elenco di riproduzione add files to playlist Prendete, vedete, io ho fatto una cartella, selezionate tutti i file e fate apri e lui vedete che vi fa vedere un'icona, un'anteprima e fa vedere anche determinate proprietà con lunghezza, nome, eccetera. Se io vado a cliccare sul primo clip, lui me lo fa visualizzare ovviamente qui nel nostro riproduttore, ma ancora non l'abbiamo messo nel progetto, è solamente visualizzato e possiamo già fare un primo editing, nel senso che io voglio farlo partire dal decimo secondo. Ad esempio lo metto qua, vedete posso andare a farlo partire direttamente da qui e quindi mi partirà dal, dal decimo secondo, lo vedete qua, e ovviamente di 32, vedete quindi è un clip che dura 32 secondi. Andiamo proprio a fare, anzi andiamo anche a ridurlo, andiamo a farlo durare più o meno un 5 secondi, vedete da 10 a 15. Quindi lo prendiamo e questa volta lo andiamo a mettere nella nostra timeline. Quindi un nostro clip, vedete... Eh, che noi possiamo andare ovviamente a rimpicciolire o ad aumentare, ovviamente potremmo andare ad aumentare fino alla, alla lunghezza massima del clip originario mettiamolo qui ad esempio così vogliamo andare a prendere un altro clip lo visualizziamo vedete sempre magari lo vogliamo adesso voglio fare corti perché ovviamente mi è più comodo quindi andrò a ripicciolire prenderò solamente questa parte e lo andrò a mettere qui allora ragazzi io posso andare a mettere qui nella mia traccia nella mia prima traccia video come vedete posso anche fare ovviamente uno zoom vedete della nostra timeline e posso andare ovviamente anche ad aumentare lo spazio della timeline stessa con questo tasto quindi a ridimensionare io ragazzi vedete posso metterlo dove voglio posso andarlo a metterlo sopra posso andarlo a metterlo qui e posso fare vedete se ho questo ripple si chiama un tasto destro elimina ripple e lui me lo andrà a mettere esattamente attaccato e io quindi passerò vedete direttamente in un, in un fotogramma da un video all'altro eh, questa ragazzi è la nostra testina di riproduzione, cioè stiamo esattamente in questo punto, noi andiamo a visualizzare qui nel visualizzatore esattamente il fotogramma eh, su cui è posizionata la nostra testina di riproduzione, che ovviamente vado a spostare così, vedete con questo ad esempio vado nei punti chiave e questo ovviamente è il normale classico play e vedete il successivo punto chiave è quello ovviamente della nostro, dei nostri clip dove si, si agganciano i nostri clip tra l'altro ragazzi vedete che se io attivo questa calamita quando io mi avvicino boom lui andrà ad attaccarsi perfettamente vedete se io non l'attivo questa calamita vedete che io dovrò andare non si attacca dovrò andare proprio a vedere in maniera molto precisa quindi di solito questa calamita rimane sempre attiva boom ragazzi come possiamo fare per eh, ovviamente andare a fare il primo editing, chiaramente anche qui possiamo andare a ripicciolire e aumentare. Io posso andare ragazzi a prendere questo clip e andarlo a mettere sopra e andrò a creare così vedete che si, questa parte è sovrapposta a questa centrale e io andrò a creare la mia prima transizione. La transizione in automatico che si crea è quella della dissolvenza. Vedete che passa da un video all'altro con un effetto di dissolvenza. Abbiamo creato la prima transizione eh, ed è un vero e proprio clip. Okay? Questa sovrapposizione dei due clip è un clip stesso. Lo vedete perché vedete che il clip selezionato sono sempre quelli con, che sono, eh, hanno il perimetro rosso. Quindi vedete che se vado qui la transizione stessa ha un perimetro rosso. Tasto destro e vado su Proprietà. Andiamo a vedere la proprietà della transizione e a cambiare. Vedete la transizione, se io faccio barra verticale, vedete qui mi dà un'anteprima, io cosa farò? Avrò applicato una transizione verticale. Voglio fare una diagonale superiore a sinistra, vado e applico quella. Più ovviamente altre opzioni relative alla, vedete la morbidezza, eccetera. Della la Transizione stessa. Se io invece vado a cliccare questo clip e lo seleziono, vedete che è rosso in contorno. Vado su proprietà e vedete che lui mi fa vedere sia proprietà ovviamente di, eh, della risoluzione, ovviamente del codec utilizzato, dei frame per secondo che sono 25 in questo caso. Mi fa, a vedere, mi fa a vedere anche la velocità del clip, uno per se io invece metto ad esempio 2, quindi lo voglio fare andare al doppio della velocità. Io vado su Applica, lui mi si rimpiccolirà ovviamente perché eh, mi si rimpiccolirà della, della metà? Ovviamente perché? Perché lui ovviamente sarà più veloce, quindi ci vorrà meno tempo per riprodurlo. E infatti, vedete come scorre più velocemente l'acqua. Vedete? E quindi io posso andare dopo a spostare la mia transizione, spostare oppure fare un elimina tasto destro, elimina Ripple, e vedete che me l'ha agganciato. E io vado a vedere e mi ha creato la nostra. Vedete, video transizione diagonale, secondo video. Posso andare ragazzi a creare una nuova traccia tasto destro vedete che posso fare aggiungi traccia audio aggiungi traccia video creo una nuova traccia video e me le va a mettere sopra questo cosa vuol dire? vuol dire che se io torno al nostro elenco di riproduzione vado a cliccare su questo clip che rimpicciolisco anche questo magari lo faccio così lo vado a prendere e lo metto nella nostra traccia successiva nella nostra traccia successiva quella superiore come per i livelli ad esempio in gimp che sappiamo ovviamente si vedono sempre dall'alto verso il basso quindi eh, se un clip è sopra eh, a un altro ovviamente verrà visualizzato quello, su quello superiore infatti se io vado qui vedete che mi passa da questo video a quest'altro chiaramente non avremo transizione qua quindi sarà un passaggio molto netto andiamo a ripicciolirlo un po' vedete ok eh, ragazzi possiamo poi fare anche ovviamente possiamo creare un'altra traccia eh, video con ctrl i che è una ovviamente eh, shortcut infatti se io vado qui e faccio vedete aggiungi traccia video ctrl più i aggiunge una traccia video ctrl più aggiungerà una traccia audio che vedremo dopo abbiamo aggiunto una nuova traccia audio andremo a mettere questo clip che ha l'audio sentita. Lo vado a prendere, lo vado a mettere qua sopra e vi voglio far vedere un'altra cosa. Vedete che, a differenza di questi che non hanno audio, questi clip, questo vedete che ha l'audio, ha questa forma d'onda dell'audio che è molto importante perché voi facendo anche uno zoom lo vedete. È molto importante perché quando voi andate a fare dei tagli o dell'editing, se avete dell'audio, andate proprio a tagliare in quel punto preciso dove andate magari a dire quella determinata cosa. Con questo tasto, qui, invece, ragazzi, zoom timeline, vedete? Portate praticamente la timeline in un'unica pagina, quindi la rimpicciolisce e ve la adatta alla pagina. Prendiamo e rimpiccioliamo anche questo clip. Questo clip che è ora selezionato, se facciamo tasto destro, proprietà, come abbiamo visto prima, quindi vi apre questa finestra, eh, abbiamo ovviamente, come abbiamo detto, velocità, eccetera. Ma anzi, volevo far vedere un'altra cosa, torniamo sul nostro elenco di riproduzione. Tasto destro. Noi possiamo fare nei clip che hanno l'audio: scollega audio, che è molto molto importante. Perché se io faccio scollega audio, vedete che. questo questo è diventato un clip senza sonoro e l'audio me lo ha dato a mettere sotto, vedete? Ed è molto importante perché se io ho un video di cui voglio togliere l'audio, magari un parlato che non mi interessa, faccio così e il mio video sarà pulito e la traccia audio potremo utilizzarla magari separatamente o potremo anche cancellarla come in questo caso. Ragazzi, tutti i. Eh, clip, vedete, e tutte le variazioni che voi potete fare di un clip in shotcut si fanno con i filtri, che è questa nostra finestra qui. I filtri più utilizzati, vedete: qui avete un aggiungi filtro, eh, i filtri più utilizzati sono, ad esempio, dimensione. Se noi andiamo a cliccare su dimensione, eh, e mettete ovviamente la testina sopra al clip di riferimento in modo che vi faccia vedere il filtro. Vedete che voi potete andare, ad esempio, a rimpicciolire. Questo, film, questo clip e vedete che ovviamente essendo qui lui farà vedere per questa parte restante ovviamente il clip sottostante ma se io vado qua ovviamente non vi farà più vedere niente perché sotto non c'è nessun clip eh, altro filtro molto utilizzato ovviamente è il guadagno volume guadagno volume se voi avete una traccia audio ovviamente eh, vi farà guadagno significa volume quindi ma eh, sarà ovviamente a seconda del livello eh, andrete ad aumentare o abbassare il volume della clip e altro filtro molto 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 importante ad esempio quello del testo, vedete che qui avete molti, un'infinità di eh, filtri video guardate quanti, un'infinità di filtri audio, guardate quanti, e poi ovviamente quelli favoriti, quelli che utilizzate di più, ve li mette qui tra i favoriti, uno dei più utilizzati, voi potete fare il tasto cerca, è quello dei testi ovviamente, testo semplice ad esempio che è il più utilizzato, e io lo vado a mettere ovviamente sempre su questo clip che è quello contornato di rosso, lui in automatico mi dà il time code, cioè esattamente il fotogramma su cui è la testina, ma io posso andare a cancellare e mettere quello che voglio ovviamente posso andare sotto con le varie selezioni a cambiare il font, il colore del font, cambiare il font stesso e la dimensione del font stesso. Allora ragazzi, abbiamo applicato il nostro filtro testo semplice, ma io voglio andare a dirgli, tu filtro all'interno del clip ti devi comportare in questa determinata maniera. Come si fa? Si fa tramite fotogrammi chiave. Si applica questo concetto a tutti i filtri e che servono ovviamente per dare dinamismo ai clip e al al progetto stesso. Clicco su questo tasto qui, anzi, vado prima su testo semplice, magari lo riduco un po' per facilitare, ovviamente, lo metto qui al centro e, e vado ragazzi all'intanto all'inizio del clip, quindi io sono su questo clip selezionato, e vado a cliccare sul fotogramma chiave, vedete mi si apre in automatico la finestra a fianco del fotogramma della timeline vedete fotogrammi chiave e vedete che mi ha creato già il primo keyframe all'inizio del eh, clip mm, andate sempre all'inizio del clip perché vi via più comodo altrimenti dovete poi spostare ovviamente il keyframe che vi apre in automatico io gli voglio dire tu all'inizio della del clip scritta mi devi essere qui cioè esterna al video stesso 10 fotogrammi dopo l'inizio del clip quindi mi sposto a destra di 10 con le frecce, frecce direzionali quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 in modo da fargli fare un'entrata veloce mi devi essere qua al centro io faccio le cose velocissime e bruttissime però vi serve per farvi capire poi ragazzi eh, mi sposto verso la fine del clip Okay, e mi sposto a 10 secondi prima della fine del clip, quindi mi sposto a sinistra con le frecce direzionali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e clicco qui per creare sempre un fotogramma chiave e poi alla fine del clip, quindi mi sposto ovviamente con il nostro cursore con il nostro ehm, cursore qui nella barra del del, del riproduttore, gli dico ok, fammi a essere qua, quindi mi devi fare questo spostamento adesso qui mi sposto un po' in qua, altrimenti non riesco a metterlo esterno ok, qui così andiamo a vedere, se io torno indietro vediamo come si comporta vedete che è andato qui e poi uscirà e infatti, vedete che si è spostato. Chiaramente brutto, ma vi è solo per farvi capire come funziona. Torniamo alla nostra timeline. Ovviamente, ragazzi, clicchiamo qui per avere lo zoom di tutta la timeline. Ovviamente, ragazzi, poi possiamo creare una traccia video. Ah, scusate, una traccia audio. Questa magari la togliamo. Traccia operazioni rimuovi traccia e andiamo a creare una traccia ehm, audio, sempre con tasto destro traccia operazioni aggiungi traccia audio e sempre le tracce audio saranno sotto le tracce video andiamo nel nostro elenco di riproduzione andiamo a cliccare su una canzone ce la riprodurrà qui audio allora ragazzi vedete che vi faccio vedere questa cosa vedete che quando io clicco su zoom eccolo qua ovviamente in modo da avere tutta la eh, tutta la timeline qui, vedete che la nostra, nostro, la nostra canzone è molto più lunga rispetto alla fine nostre, dei nostri video che sono qui. Quindi, io mi sposto con il nostro cursore, con la nostra testina, alla fine del dell'ultimo video e con il nostro clip della canzone selezionato. Vedete che è selezionato di rosso. Clicco questo tasto che è, vedete, dividi su testina di riproduzione oppure tasto S di split se io clicco vedete che lui mi ha esattamente diviso il clip questo è molto importante quando voi andate a fare dei tagli magari su un determinato anche traccia audio potete eh, ovviamente tagliare il video in una determinata e precisa eh, posizione poi tasto destro elimina quindi taglia e vado di nuovo a fare lo zoom e vedete che lui mi ha esattamente portato l'audio alla fine della nostra clip bene ragazzi una volta che Abbiamo fatto questo, ovviamente noi possiamo andare a ehm, esportare, lo possiamo andare a esportare con varie opzioni. Facciamo un file, facciamo un export, oh, se facciamo salva ragazzi, ovviamente lui ci salverà il progetto in. Eh, mlt che è ovviamente il formato proprietario di shotcut e ovviamente vi salverà eh, non un video eh, riproducibile da un lettore multimediale ma solamente il progetto in modo che se andate a riaprire vi apparirà di nuovo con tutte le tracce e il progetto che avete fatto fino ad allora ma se voi fate ovviamente esporta video ovviamente eh, io l'ho messo la cartella voi potete ovviamente spostarla l'ho messa sotto qui vedete sotto è l'altro quindi Potete prenderla e spostarla, eh, avete una marea di ovviamente eh, codec utilizzabili, quindi di eh, compressioni. Quello che utilizzo io di solito è sempre l'MP4. Eh, e potete fare un export a file. Vedete che, infatti, vi mette in MP4, potete, potete dargli il nome ovviamente che volete e la cartella che volete, in cui volete salvare. Prova Shotcut. E poi potete ovviamente fare salva e lui vi dà la progressione. Vedete, della, eh, vedete vi apre la finestra attività e vi dà la progressione del file che voi andate ad esportare. Una volta che l'avete esportato, ovviamente potete andarlo a riprodurre con qualsiasi riproduttore. Bene, ragazzi, spero di essere stato all'interno dei 20 minuti. Che vi ho fatto vedere tutte le basi di questo meraviglioso programma per poter editare i vostri progetti. Eh, Shotcut programma open source gratuito. Eh, all'interno del mio canale trovate vari video che vi spiegano nel dettaglio le varie sezioni di questo meraviglioso programma eh, ragazzi venitemi a trovare sul mio profilo instagram vero underscore academy e noi ragazzi come sempre ci vediamo appuntamento al prossimo video ciao e grazie a tutti